Sono davanti alla Regione Lombardia, al 35° piano. In questo momento è appena iniziato un lungo vertice tra il governatore Fontana, Guido Bertolaso, la Protezione Civile Lombarda, per far chiarezza e decidere sull'ultimo modulo da presentare per il progetto di questo ospedale che viene allestito nell'ex fiera di Milano. Stamattina siamo stati lì, abbiamo incontrato il presidente della fiera, a Pazzali, che ci ha spiegato bene il primo modulo, che è già di fatto quasi pronto, c'è l'acqua, ci sono le canaline, ci sono i primi 10 posti letto. L'ultimo aggiornamento che ci arriva proprio adesso dall'assessore Gallera è che è in campo una sorta di rimodulazione di questo progetto, perché servirà un reparto della radiologia, servirà avere poter fare delle tacche a disposizione dei pazienti Covid, e quindi questo significherà qualche posto in letto in meno. Si era parlato di 400 posti in letto, potrebbero diventare 350. Sono in arrivo anche i respiratori, importantissimo l'aiuto che viene dalle donazioni, sono stati raccolti già 40 milioni di euro destinati a questa emergenza. Alcuni di questi soldi saranno chiaramente per questo ospedale, che vuole diventare il primo ospedale non soltanto della Lombardia, non soltanto dell'Italia, ma un punto di riferimento anche europeo per i contagiati Covid. Questo perché chiaramente sappiamo anche che la curva, come ricordavi giustamente da studio, sale anche in Lombardia, 1500 casi positivi soltanto nelle ultime 24 ore, Bergamo ancora zona rossa, chiamiamola così, una delle zone più interessate dai contagi che aumentano, e anche lì a Bergamo sarà previsto una sorta di campus, di ospedale da campo nella zona della fiera, sempre di Bergamo. Questo è un progetto presentato ieri che dovrebbe partire ad oggi, e poi nel pomeriggio è atteso il responso dell'assessore Gallera, che ci in qualche modo darà aggiornerà sugli ultimissimi numeri. Sì. Quindi al momento c'è una riunione in corso e al momento dovrebbe arrivare anche l'ok definitivo da parte del governo su questa struttura ospedaliera, che è uno degli aspetti più importanti della giornata di oggi sicuramente, Andrea. Grazie Carmelo, buon lavoro. Abbiamo visto nelle immagini il commissario per l'emergenza coronavirus in Lombardia, cioè l'ex capo della Protezione Civile Bertolaso, che sta lavorando proprio come mission a questo hub da, a quanto pare, secondo le ultime notizie, 350 posti di terapia intensiva. Allora,